Leggiamo insieme in Luca, quindi capitolo 5, dal versetto 17, un episodio biblico che abbiamo letto tante altre volte, che riguarda una storia evangelica, quindi l'intervento di Gesù nella vita di un uomo, la fede di un uomo, ma soprattutto questo testo ci parla dello sguardo del Signore, ciò che vede il Signore. Dio sia lodato. Un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e di Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a Gesù. Non trovando modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e fatta un'apertura fra le tegole, lo calarono giù con il suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse, uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo, chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: Che cosa pensate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire: Alzati e cammina. Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua. E subito il paralitico si alzò in presenza loro, prese il suo giaciglio e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio e pieni di spavento dicevano, oggi abbiamo visto cose straordinarie. Signore, noi ti ringraziamo stasera per questa parola che ci metti dinanzi, illumina la nostra mente, il nostro cuore, o oh Signore, affinché la possiamo ricevere con il cuore. Grazie nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Che espressioni meravigliose troviamo in questo testo, che conclusione poi straordinaria. Tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio. Lasciatemi dire una cosa molto importante, mi direte a me sicuramente, Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E come stupiva allora, continua a stupire ancora oggi. Gloria a Dio. E come glorificavano il Dio allora, la chiesa continua a glorificare Dio nella medesima maniera. Continuiamo a vedere le opere del Signore e dicevano oggi abbiamo visto cose straordinarie, cose meravigliose. La nostra preghiera è che anche oggi possiamo vedere cose straordinarie che spiritualmente l'anima nostra, gli occhi del nostro cuore possano ammirare la gloria di Dio, le sue opere nel nostro cuore. E questa parola, la parola di Cristo, produce nel nostro cuore, produce nella nostra vita opere meravigliose che ci portano così spontaneamente a dire gloria a Dio. Nessuno si meraviglia se il popolo di Dio glorifica il Signore perché sentiamo nel cuore la sua benedizione, sentiamo la sua presenza e glorifichiamo il nome del Signore. Sono partito da questa affermazione. Del Signore egli tramite il profeta Samuele parla e manifestando quindi eh, i suoi sentimenti, il suo cuore, dice: Il Signore non guarda ciò a cui guarda l'uomo, l'uomo guarda l'esteriore, l'apparenza, ma Dio guarda il cuore. Gloria al Signore. Non solo Dio guarda il cuore. La scrittura ci ricorda che Dio conosce il cuore, conosce i sentimenti del nostro cuore, conosce i segreti del cuore. Dio rivela i segreti del cuore. Voi sapete che si può dire una parola bella ma con un sentimento cattivo. Si può fare un sorriso a una persona ma dentro nutrire odio per quella persona. E quindi si potrebbero dire delle belle frasi, ma in realtà il cuore ne pensa altre, l'apparenza inganna. Ma dobbiamo sapere tutti quanti stasera che il Signore non guarda l'apparenza e non guarda neanche ciò che esce dalla nostra bocca, perché Egli conosce la sorgente, conosce il cuore. Il cuore è la sorgente dei nostri pensieri è la sorgente anche delle nostre azioni, tant'è che il Signore ci invita a riguardare al nostro cuore, a porre attenzione al nostro cuore, addirittura a custodire il nostro cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita, la sorgente del bene e la sorgente del male, custodire il cuore affinché vi sia una sola sorgente del cuore, e affinché vi sia una sola sorgente ed una sorgente buona, il salmista ebbe a dire: Io ho deposto, ho riposto la tua parola nel mio cuore, per non peccare più contro di te. Quando nel cuore c'è la parola di Dio. E allora ciò che esce dalla bocca, ciò che azionerà anche appunto le nostre azioni o metterà in movimento i nostri pensieri, i nostri progetti, sarà la parola di Dio. La parola di Dio è benedetta e la parola di Dio produrrà benedizione nel cuore di chi la possiede, ma anche nel cuore di chi eh, l'ascolta. Allora bene, Dio vede il cuore, ci conosce a fondo, ci vede a fondo, ci vede come siamo, così come siamo, con, con tutte le brutture, con tutte le mancanze, vede l'uomo con il suo peccato, ma egli vede anche ciò che l'uomo può diventare con la sua grazia, con il suo aiuto, con il suo perdono, con la sua parola. E stasera vogliamo porci davanti al Signore con questa fede, con questa certezza. Che il Signore ci conosce individualmente, ognuno di noi conosce te che sei qui per la prima volta o per le prime volte: sa chi sei, sa come ti chiami, sa quali sono i desideri del tuo cuore, conosce la sincerità o meno, e quanti altri siamo in questo luogo. Il Signore sa ogni cosa, ci vede a fondo. Se c'è qualche necessità nel tuo cuore, se c'è qualche bisogno, se c'è qualche trauma, se c'è qualche sofferenza, qualche angoscia, qualche dolore, il Signore vede e ti voglio dire che il Signore desidera mettere la sua mano nella tua vita per sanare, per risolvere, per cambiare il cuore. Egli non solo vede come sei, ma Egli vede anche come potrai diventare con il suo aiuto, con la sua benedizione. Questa affermazione, il Signore non guarda ciò a cui guarda l'uomo, l'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore, viene pienamente trattata, pienamente confermata anche nel testo che abbiamo appena letto, questo testo che ci parla della guarigione di quest'uomo, di questo paralitico, perché il Signore vede il vero bisogno di quell'uomo conosce la vera necessità di quell'uomo mentre tutti pensavano che quell'uomo avesse bisogno soltanto di guarigione Gesù individua una necessità che è ancora più urgente necessaria da, da ristorare da soddisfare e gli vede il bisogno del perdono nella vita di quell'uomo andiamo per, per ordine perché il Signore lo stesso Signore è presente qui stasera ed egli discerne, egli discerne, come dicevo prima, il reale bisogno della nostra vita: il reale bisogno del tuo cuore, dell'anima tua, della tua famiglia. Dio conosce il reale bisogno. Umanamente parlando, e non avendo la conoscenza che Dio ha egli è onnisciente. Nella nostra ridotta minima conoscenza pensiamo di avere delle necessità, dei bisogni e pensiamo che siano dei bisogni importanti, delle cose assolutamente necessarie e siamo disposti a lottare per ottenere, siamo disposti anche a pregare il Signore per ricevere ciò che pensiamo sia necessario. Ma il Signore è colui che discerne il reale bisogno della nostra vita. Qui c'è un uomo che eh, portato da quattro amici davanti a Gesù, tentavano in un primo modo ma non riuscivano a motivo della folla, non riuscivano a farlo arrivare davanti a lui, il bisogno di quest'uomo era la guarigione perché era un paralitico e quest'uomo si presenta davanti a Gesù pensando di essere guarito. Ha degli amici. Viene portato da quattro amici, non sappiamo se fossero parenti o d'altro, ma ci parla di, di amici. E questi quattro amici probabilmente stanno aiutando il loro amico paralitico ad arrivare davanti a Gesù. Perché? Perché quest'uomo ha bisogno di guarigione per vederlo camminare con le sue gambe, per vederlo non più dipendente dai suoi amici o dai suoi parenti, non più trasportato da altri, ma finalmente libero e poter camminare sulle sue gambe. Ma la prima cosa che notiamo in questo testo è che Gesù discerne il vero bisogno di quell'uomo, il vero bisogno di questo paralitico. Tant'è che leggiamo dopo, dopo una serie di peripezie che compiono questi uomini perché non trovando modo di, di introdurlo in quella casa a motivo della folla, che fecero, fecero un'apertura, salirono sul tetto e fatto un'apertura tra le tegole, calarono questo lettuccio proprio lì davanti a Gesù. E Gesù dice qui al verso 20, veduta la loro fede, disse all'uomo, o meglio, torna indietro, non disse all'uomo veduta la tua fede sei guarito, ma veduta la loro fede disse uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati, la cosa scatenò anche un certo ragionamento tra gli scribi, i farisei, i conoscitori, i dottori della legge, e, i quali cominciano a ragionare dicendo: ma chi è costui? Questo bestemmia quest'uomo, chi è che può perdonare i peccati se non Dio solo? E Gesù poi dice qui: conosciuti anche i loro ragionamenti, Dio conosce il cuore dell'uomo conosce i ragionamenti del cuore dell'uomo, ma conosce anche la vera necessità del cuore dell'uomo. Io non so perché tu sei venuto qui, non so qual è il bisogno della tua vita, probabilmente sei venuto a cercare il Signore per una ragione, ma il Signore che vede il tuo cuore discerne qual è il vero bisogno dell'anima tua, della tua vita stasera. E nella preghiera del tuo cuore in questo istante non continuare a tenere in mente ciò che pensi, quindi la grazia che ti aspetti di ricevere dal Signore, ma digli semplicemente: Signore, sia fatta la tua volontà perché tu conosci il mio vero bisogno, il mio reale bisogno, gloria al Signore. E il vero bisogno di quell'uomo prima ancora, prima ancora della guarigione fisica era il bisogno di perdono. Abbiamo detto anche in altre circostanze, a nulla servirebbe anche la guarigione fisica senza la pace con Dio, senza il perdono del Signore, senza avere nel cuore la certezza della salvezza, la certezza di essere diventato un figliuolo di Dio. Ma ecco il Signore che discerne, il vero bisogno di quell'uomo, il perdono. Il perdono, gloria al Signore. I quattro amici che lo hanno portato lì per una guarigione fisica non sembrano farvi caso, non vedono il bisogno che c'è in quell'uomo. Tutta quella folla riunita intorno a Gesù dentro la casa, fuori la casa, non vede il bisogno che c'è in quell'uomo, probabilmente tutti commentavano dicendo vuole essere guarito dal Signore, ha bisogno di essere, ah, ma questo veramente che ha bisogno di essere guarito dal Signore, è un paralitico. Probabilmente erano questi i loro ragionamenti, ma Gesù lo vede e vede anche il nesso che c'è tra la sua condizione fisica e anche lo stato dell'anima sua e riconosce probabilmente che c'è un legame tra la condizione di peccato e anche la sua condizione fisica, probabilmente. E così opera una guarigione, ma opera una guarigione profonda, opera una guarigione che va alla radice, perché l'Evangelo, la parola di Dio, arriva sempre alla radice del peccato e sradica il peccato dalla radice. L'opera che Dio vuole fare non è un'opera di accomodamento, non è una riforma, egli non interviene con la sua parola nella vita dell'uomo per calmare i dolori prodotti dal peccato ma egli interviene con la sua parola e con l'Evangelo che produce il ravvedimento e quindi induce l'uomo a confessare i propri peccati per ottenere il perdono e quel perdono giunge alla radice e risolve, risana il problema sin dalla radice. Questa è la potenza dell'Evangelo, la potenza di raggiungere il cuore dell'uomo in profondità. Innanzitutto la potenza di discernere il cuore dell'uomo, la condizione del cuore dell'uomo. E Gesù vede non la paralisi che tutti vedevano, ma Gesù vede il peccato che è in quel cuore, vede il disordine che vi è in quel cuore, vede le tenebre che vi sono in quel cuore, vede il bisogno spirituale che c'è in quell'uomo. Quell'uomo ha urgente bisogno di essere perdonato dal Signore. Egli vede certamente il nostro cuore anche stasera. E noi vogliamo dire Signore opera una guarigione profonda. Ma quando diciamo guarigione profonda, quando parliamo di essere risanati dal Signore, non ci fermiamo soltanto all'aspetto esteriore di quest'uomo. L'uomo non è soltanto un corpo: l'uomo è spirito, anima e corpo. E quando diciamo, Signore, guariscimi, desideriamo che l'intero essere nostro sia sanato, che l'intero essere nostro stia in buona salute e lo spirito, e l'anima, e anche il nostro corpo. Gloria al Signore. E Dio opererà una guarigione totale affrontando, ripeto, il problema e affrontandolo alla radice. Ed Egli sa e conosce il tuo e il mio bisogno. Ma scorge anche dell'altro, perché subito eh, leggiamo qui nella parola che gli scribi, i farisei, cominciarono a ragionare dicendo, ma chi è costui che bestemmia? che dice i tuoi peccati ti sono perdonati, ma uno solo può perdonare i peccati ed è Dio. Essi non credevano, non volevano credere che Gesù fosse Dio, anche se avevano ricevuto molte prove, molte prove, eppure continuavano a ragionare così. Ascoltate cosa dice qui la parola, il versetto 22, collegatela sempre con il versetto di prima Samuele dove dice che il Signore non guarda ciò a cui guarda l'uomo, l'uomo guarda l'apparenza, Dio invece guarda il cuore. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, non le loro parole, i loro pensieri, perché evidentemente ragionavano così nei loro pensieri, nella loro mente. Lo scopriamo leggendo altrove nella scrittura che essi ragionavano così dentro di loro nei loro pensieri. Quindi stiamo parlando ancora dei pensieri del cuore che non sono stati ancora espressi attraverso la parola. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro, che cosa pensate nei vostri cuori? Vedete quale conoscenza profonda ha il Signore dei pensieri del cuore. Che cosa pensate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati oppure dire alzati e cammina? E allora a me piace vedere stasera sapere o ricordare che il Signore vede il vero bisogno della nostra vita ma vede anche i pensieri del nostro cuore. Se sono pensieri di bene, se sono pensieri di pace, sono pensieri di lode. Credo che il Signore si rallegri e credo che il Signore benedica tutti coloro che rallegrano il suo cuore. Se sono pensieri di ansia, pensieri di preoccupazione, pensieri malvagi, pensieri cattivi, pensieri che appartengono alle tenebre perché quel cuore è ancora nel peccato, il Signore conosce i pensieri dei nostri cuori ha il potere di intervenire proprio in quel cuore per trasformarlo e renderlo un cuore nuovo. Gloria al Signore. Conosciuti i loro pensieri, se perché parlate così nel vostro cuore, ragionate così nel vostro cuore, scorge quindi la critica dei farisei, degli scribi, ma scorge anche i dubbi di quegli uomini. Quegli uomini che sono confusi, il Signore vede la confusione che c'è nel loro cuore, non riconoscono ancora chi è questo Gesù. Mentre qualcuno già aveva affermato tipo Pietro, tu sei il Cristo, il figliuolo del vivente. Proprio gli scribi e i farisei, i depositari della verità, della legge, della parola di Dio, avrebbero dovuto riconoscere, stando ai segni eh, annunziati tramite i profeti, chi era Gesù? Chi era quest'uomo che si trovava dinanzi ad essi? Ma sono nel dubbio, sono nella confusione, sono nelle tenebre. E il Signore scorge anche la confusione, le tenebre, il dubbio che è nel cuore dell'uomo. E attraverso la sua parola dà delle risposte all'uomo. Attraverso la sua parola egli ci parla e ci illumina. Credo sia stata un po' l'esperienza di tutti quanti noi, è vero o no? Quanti abbiamo creduto nel Signore? Le prime volte che siamo, ci siamo avvicinati alla parola di Dio, stranamente ci siamo accorti che questa parola sembrava parlare proprio per noi, sembrava rispondere proprio alle domande del nostro cuore, sembrava chiarirci i dubbi del nostro cuore, della nostra mente, sembrava illuminarci letteralmente il cammino della nostra vita. Eh, mostrando chi, chi eravamo, dove eravamo e mostrandoci anche il sentiero, la via per uscire fuori dal dubbio e per conoscere la verità e camminare nella verità. E abbiamo gioito, abbiamo ringraziato il Signore, abbiamo realizzato quella che è l'illuminazione dello Spirito Santo, il quale ci ha aperto la mente per intendere le Scritture e abbiamo realizzato che il Signore ci conosceva a fondo. Ci è capitato di ascoltare anche la predicazione della parola di Dio e ci siamo visti scoperti e raggiunti proprio da questa parola in maniera chiara, straordinaria, perché ha messo in campo proprio i dubbi, i pensieri del nostro cuore. Ed è meraviglioso sapere che il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno e che Egli è presente in mezzo a noi, ma Egli non guarda all'apparenza, Egli guarda al cuore. All'apparenza può non sembrare, possiamo sembrare tutti sereni e benedetti, ma il Signore conosce forse il grido di dolore che c'è in un'anima, conosce la confusione che c'è in un'altra anima, conosce il desiderio di conoscere la verità che c'è in qualche altro cuore, in qualche altra anima, Conosce forse il sentimento di critica che vi è in qualche altra... Dio conosce ogni cosa. E a me fa piacere sapere che il Signore sa perché Egli può stasera parlare al cuore e dare liberazione a quanti ne hanno necessità. Gli scribi e i farisei presumevano che nessuno conoscesse i loro pensieri. Presumevano che i loro pensieri fossero privati dentro di sé. E dentro di sé contestavano Gesù, contestavano le parole di Gesù, contestavano le azioni di Gesù con diffidenza, quindi andavano contro le parole del Signore, ma nulla rimane nascosto ai suoi occhi penetranti. Ripeto, egli conosce i segreti del cuore, perché l'uomo guarda l'apparenza, ma Dio guarda il cuore. E allora sa che se nel tuo cuore c'è tribolazione, egli stasera la vede la tribolazione del tuo cuore. Non essere preoccupato e ansioso dicendo ma Dio non lo sa, gli altri non sanno quello che sto passando. Se c'è tribolazione nel tuo cuore, sappi che il Signore vede quella tribolazione e vuole essere stasera la tua pace. la tua pace. Se nel tuo cuore per qualche ragione c'è dello smarrimento, siamo esseri umani fragili, molto delicati, eppure avendo molte certezze, molti sostegni e di possedimenti e di famiglie, di affetti, eccetera, eccetera, molto spesso il cuore dell'uomo si sente smarrito. È uno smarrimento uno smarrimento particolare che produce angoscia nel cuore dell'uomo, ci si sente smarriti a volte in casa propria, ci si sente smarriti in mezzo ai propri affetti, ci si sente smarriti in mezzo all'aiuto maggiore che si possa ricevere, ma se c'è questo tipo di smarrimento, che è il smarrimento dovuto... Proprio all'azione del peccato nella vita dell'uomo, il Signore vuole essere per te la via per uscire fuori da questo smarrimento. Io sono la via, dice Gesù, io sono la verità, io sono la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vuole afferrare il tuo cuore, oh Signore, e prendere il tuo smarrimento e, ed essere per te la via. Se ti senti in il cuore povero, bisognoso, beh, il Signore vede la povertà, vede la necessità del tuo cuore e stasera Egli si presenta perché vede il tuo cuore e ti dice io posso essere la tua ricchezza. Ti può arricchire di una ricchezza speciale, di una ricchezza spirituale, una ricchezza eterna. Non una ricchezza di oro, di argento che marcisce, che arrugginisce o che può essere trafugata dal ladro, ma una ricchezza che dimora in eterno, una ricchezza che è conservata nei cieli per ognuno di noi. Gloria al Signore. Dio vede, vede se c'è sete nel tuo cuore e la sete ci porta a cercare la soddisfazione. Chi ha sete vuole spegnere questa sete. E cerca quindi delle fonti per spegnere questa sete. Vi sarà capitato più volte di bere e di bere, ma quell'acqua non vi ha soddisfatto, parla proprio dell'acqua materiale. E abbiamo detto non c'è acqua che basta, continuo a bere e ho sempre sete e vorremmo provare un altro tipo di acqua. Abbiamo detto più volte quest'acqua mi disseta di più, mi disseta prima. Ma il cuore dell'uomo fondamentalmente ha sete, ha sete della verità, ha sete della giustizia, è vero? Ha sete di amore, ha sete di pace, ha sete di serenità, ha sete di affetto. L'anima nostra, l'anima dell'uomo ha un desiderio, la sete corrisponde a un desiderio, un desiderio che vuole essere soddisfatto, vuole essere spento e il Signore vede il desiderio del tuo cuore. Se egli non guarda l'apparenza ma guarda il cuore, come vede il cuore di quel paralitico, come vede e conosce i pensieri del cuore degli scribi e dei farisei, egli vede e conosce anche la sete dell'anima tua ed egli si presenta come la vera sorgente di acqua che può soddisfare la tua sete. Chi ha sete venga, dice la parola, e chi vuole prenda dell'acqua della vita in dono, gloria al Signore. Gesù ci invita ad andare a lui, voi tutti che siete assetati, venite alle acque, gloria al Signore, apri il tuo cuore, se sei assetato Gesù ti vede, ma egli ti invita ad andare a lui perché è la soluzione del tuo problema, forse sei ammalato e probabilmente altri neanche sanno di quello che ti sta capitando, ti sta succedendo, ma il Signore che conosce perfettamente il cuore, ma conosce perfettamente anche il tuo corpo, egli che ti parla è l'Eterno che ti guarisce. Quante cose potremmo dire, ma soprattutto quando l'uomo si sente nella colpa a motivo del peccato. E il senso di colpa a motivo del peccato è insopportabile. Quando si commette un errore, allora il senso di colpa ci fa stare male. Immaginate un po' il senso di colpa dinanzi a Dio, e quindi la colpa dovuta alla disubbidienza verso Dio, al peccato verso Dio che, che ci ha tanto amati e continua ad amarci, e quindi la ribellione del cuore dell'uomo verso Dio produce una colpa che è, è impagabile dal punto di vista umano, terreno, è impossibile e il senso della colpa lo puoi avvertire dentro di te, ma gli altri che ti stanno accanto non vedono l'angoscia del tuo cuore. Gesù vede proprio questo vero, reale bisogno nella vita di questo paralitico, tant'è che è veduta la loro fede, egli si esprime verso quell'uomo e gli dice, uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati ha visto il senso di colpa nel cuore di quell'uomo eh? ed egli è colui che perdona tutti i nostri peccati. Gloria al Signore. È potente stasera stesso da perdonarci da ogni iniquità. Vogliamo dire Signore penetra con il tuo sguardo il mio cuore stasera. Esaminami, scrutami Signore, se c'è in me qualcosa che non va, che non è buona. Prendi tu nelle mani, O oh Signore, e guidami per la via eterna, come appunto disse anche il salmista Davide. Quante altre cose, quante paure, quante difficoltà, quanta tristezza, quanta solitudine, quante tenebre ci sono nel cuore, ma io mi rallegro come figlio di Dio, come credente nel sapere che il mio Dio non è lontano e non è estraneo a tutto questo, ma Egli conosce perfettamente il mio cuore e mi sa confortare per mezzo della sua parola e sa stendere anche la sua mano potente per tirarmi fuori, liberarmi affinché io possa glorificare il suo nome. Vogliamo aprire il cuore davanti a Gesù anche stasera, tutti quanti insieme, perché il Signore sa vedere e sa rispondere. Sa vedere e sa risolvere, sa vedere e sa sanare non solo il bisogno del paralitico, non solo egli è capace a sanare anche i pensieri del cuore degli scribi, dei farisei che corrispondono ad una sorta di avversari, di nemici in quel momento verso il Signore, ma egli sa vedere e sa rispondere anche alla fede degli amici del paralitico di quelle persone che lo portano davanti a Gesù, perché vede dietro quel gesto che non vi è semplicemente pietà per un uomo o non vogliono soltanto esibirsi, farsi vedere dagli altri che stanno aiutando quell'uomo, ma vede in, in costoro una fede genuina nel potere che Cristo ha di perdonare e di guarire. Ma non lo dicono, non lo dicono e nessuno lo dice. Ma è Gesù che ce lo fa comprendere, perché noi leggiamo qui nella parola che Egli veduta la loro fede. Egli non vede la fede del paralitico soltanto, ma veduta la loro fede, la loro fede. C'è chi è nel bisogno, è vero, ma a volte vi sono tanti altri, credenti, fratelli, sorelle, ma anche non credenti, che vedono un bisogno. E hanno fede e magari pregano e magari parlano del Signore, magari vogliono avvicinare quell'anima al Signore. Dio non solo vede la fede del bisognoso, ma vede anche la fede di coloro che stanno cercando di indirizzarlo e di farlo giungere ai piedi del Signore, di calarlo proprio davanti a Lui. Di questo si tratta stasera, essere calati davanti a Gesù. Lasciami usare questa affermazione, umiliati davanti al Signore, abbassati davanti a Gesù, ai Suoi piedi, non ai piedi di, un, di nessuno, ma ai piedi di Gesù. Abbiamo sempre detto: non è la religione che salva, non è l'uomo che, che salva, è Gesù che salva. E vogliamo metterci ai piedi di Gesù. Fai qualunque sacrificio, qualunque sforzo, ma arriva ai piedi di Gesù. Salirono sul tetto, sfondarono il tetto, si procurarono delle corde, calarono quelle lettuccio davanti a Gesù perché avevano fede nel loro cuore che solo il Signore poteva risolvere quel problema. Quante volte mi sono trovato anche come pastore dinanzi a difficoltà ma talmente grandi che ho dovuto dire a chi mi stava di fronte solo il Signore ti può aiutare. E quindi quando sappiamo che solo il Signore può aiutare, indirizziamo la persona a cercare, a prostrarsi dinanzi al Signore perché Egli interverrà in maniera potente. Ma se Gesù vede ciò che sfugge agli uomini, perché a noi sfuggono queste cose, se Gesù invece vede ciò che a noi sfugge, sappiamo pure che Egli non si ferma soltanto al vedere. Ma da ciò che leggiamo, egli non solo vede, ma interviene, secondo la sua visione. La nostra visione potrebbe essere differente, ma ciò che Dio vede è la verità ed egli interviene secondo la sua visione, secondo la sua verità. E quindi perdona il peccato. Innanzitutto vede il peccato, mette in luce il peccato. Veduta la loro fede, disse i tuoi peccati ti sono perdonati. Quindi vede il peccato e poi interviene alla radice, perdona il peccato che è stato messo in luce. Avete notato che lancia anche una sfida ai dubbi che vede nel cuore degli scribi e dei farisei. Ma onora la fede anche di questi uomini che stanno portando l'uomo davanti al Signore. Egli quindi interviene nella nostra vita, ma non interviene in maniera superficiale, interviene in profondità. Non lasciamoci ingannare da altri aspetti secondari presentandoci in una chiesa cristiana, evangelica, non fermiamoci soltanto alla bellezza di alcune cose che vediamo o che udiamo con le nostre orecchie, ma vogliamo giungere ai piedi di colui che vede il nostro cuore, perché abbiamo bisogno di essere sanati nel cuore. Perché quando il cuore è sanato, è ristorato e perdonato, questo cuore produrrà una trasformazione in tutta la nostra vita. E allora permettiamo al Signore di intervenire nella nostra vita anche stasera, non in superficie, non in superficie, perché l'opera di Dio inizia nel cuore. Mi piace l'immagine presentare l'immagine del vasaio quando comincia a ruotare. Letteralmente una palla di argilla sulla ruota del vasaio, la mano, la mano del, del vasaio entra, penetra immediatamente all'interno, scava all'interno di questa argilla e gli comincia il vaso non dall'esterno, ma lo comincia dall'interno per poi finirlo all'esterno. Questa è l'opera di Dio. Egli vuole iniziare nel cuore per trasformare poi l'intero essere nostro. E la parola ci rassicura su una cosa molto importante, eh? colui che ha cominciato in voi, colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.